Ne erano troppi, io ho tagliati. Questa sera abbiamo qua con noi Bruno Tinti, che è un ex magistrato, a differenza dell'anno scorso che era ancora magistrato. Libro. Ah, sì, no, sto pensando. No, perché avevo l'altro libro, Togarotte. Comunque, noi parleremo del Togarotte, è il primo libro scritto da. Anzi, curato da Bruno Tinti, scritto, diciamo. Posso riassumere un attimo di cosa parlava Togarotte, così no, dopo diciamo. Perfetto. Sì. No, avevo segnato tre punti, linee guida di Togarotte, e poi passiamo subito al perché di quest'ultimo libro, che si intitola La questione immorale, che potete trovare sul banchetto in fondo, prima della porta, a sinistra. Tre linee, cioè tre punti di Togarotte, denunciava una giustizia che è una tigre di carta, perché non, in Italia vi è un'unica certezza, che è quella dell'incertezza della pena. Un'incidenza della prescrizione, come conclusione di molti processi. E il terzo punto, l'insofferenza per il controllo di legalità da parte della classe dirigente del paese. Insofferenza che porta anche al non risolvere i problemi della macchina della giustizia, che appunto continua a non funzionare, e non funziona sempre peggio. Però, adesso passo la parola, perché in questo libro ci sono delle soluzioni ai problemi della giustizia in Italia, di cui ci parlerà Bruno Tinti, che per 40 anni ha fatto il magistrato, il procuratore aggiunto a Torino, cioè l'ultimo incarico era a Torino, però ovviamente hai girato tantissimo l'Italia. Allora io, buonasera a tutti e anche grazie di essere qui. È un grazie molto sincero perché, come vi ha detto Andrea, io non faccio più il magistrato da qualche mese. Sono andato via dalla magistratura a dicembre scorso e ho cambiato mestiere. Io dico che faccio il cantastorie. Allora voi capite che per un cantastorie la gente che va nelle piazze è una cosa essenziale. Se il cantastorie si trovasse una piazza vuota avrebbe fallito, dovrebbe cambiare di nuovo mestiere. E quindi per me vedere che invece voi siete tutti qui è una cosa bellissima. E quindi vi ringrazio proprio di cuore. Sono arrivato al secondo libro, ma non è proprio vero che è un libro in cui si indica cosa si dovrebbe fare per far funzionare la giustizia. O per meglio dire, sì, è vero che si indica cosa si dovrebbe fare, ma c'è sempre una premessa. In realtà sono tutte riforme impossibili, sono tutte riforme che non si faranno mai. E non si faranno mai per un ottimo motivo. Tutto il nostro sistema giudiziario è costruito per non funzionare. E non può funzionare perché il principio cardine di ogni sistema legislativo è quello di applicarsi a tutti coloro che vivono in quel paese. Adesso noi abbiamo scritto nella nostra Costituzione la legge è uguale per tutti, ma questo principio vale per tutti i paesi civili. E quando si dice la legge è uguale per tutti, si intende proprio per tutti, per il povero come per il ricco, per il debole come per il potente. Solo che noi viviamo in un paese in cui la classe dirigente ha da molto tempo deciso che la legge a lei non si applica. Per
che il controllo di legalità per la nostra classe dirigente è qualcosa di non congruo. La legge è uguale per gli altri, per tutti gli altri. Ora, siccome questo principio non solo non è scritto nella Costituzione, ma è negato, è difficile farlo diventare una legge dello Stato. E allora il sistema scelto è quello di costruire il sistema in maniera da non arrivare mai a una sentenza definitiva, alla concreta applicazione della legge. Solo così i nostri potenti, i nostri politici possono conseguire l'impunità. Ed ecco perché qualsiasi riforma, da quelle più semplici a quelle più complesse, avrebbe comunque bisogno di un punto di partenza essenziale, la volontà di farla davvero, la volontà di modificare il sistema rendendolo da inefficiente efficiente, da irrazionale razionale, da lento a rapido. E tutto questo non avviene. Ora, naturalmente queste sono semplici affermazioni, però non è difficile dimostrarle. Partiamo per esempio dal ministro Alfano. Da qualche anno, non so quando, il ministro Castelli, quando era ministro della giustizia, ebbe questa idea: non devono essere solo i procuratori generali a fare le relazioni in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Anche i politici devono fare la loro relazione. Anche il ministro della giustizia ogni anno dirà al Parlamento come funziona la giustizia in Italia. E tutto questo nel quadro di quella strategia di appropriazione della gestione della giustizia che la classe politica ha intrapreso da qualche anno a questa parte. E così regolarmente ogni anno, accanto alle inaugurazioni degli anni giudiziari che si fanno nelle corti d'appello, il ministro va in Parlamento e fa la sua relazione. Celebre fu quella di Mastella dell'anno scorso, in cui invece che una relazione sulla giustizia, Mastella fece la sua autodifesa, la sua autocertificazione di innocenza in Parlamento. E da qui si possono desumere tante cose, magari dopo ne parliamo. Ma adesso vi voglio parlare dell'ultima. Il ministro Alfano, tra tante cose che ha detto una cosa su cui non si può non condividere. Lui ha detto: io ho gli incubi, il mio incubo è la lentezza dei processi. Poveretto, io penso che possiamo essere tutti d'accordo con lui. Abbiamo dei processi di una lentezza micidiale. E uno che si preoccupa davvero di queste cose, certo che sta sveglio la notte e si preoccupa, e se dorme ha gli incubi. E allora, come persona attiva, persona che cerca di porre rimedio alle sciagure della vita, il ministro Alfano ha fatto questa sua brava proposta di legge di riforma del processo penale per renderlo rapido, efficiente e razionale. Agli incubi vuole dormire, il processo penale deve diventare breve, giusto e breve. E che cosa contiene questo provvedimento del ministro Alfano? Contiene la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, la sottrazione al pubblico ministero del controllo della polizia giudiziaria, l'impossibilità per il pubblico ministero di iniziare un processo se la polizia non gli fa un rapporto, l'abolizione di fatto delle intercettazioni telefoniche. Allora, domanda: in quale modo uno qualsiasi di questi nuovi elementi, così a lungo studiati dal ministro Alfano e dai suoi soci, in quale modo uno qualsiasi di questi dovrebbe accorciare di un giorno la durata del processo penale? Perché un pubblico ministero, non più giudice, ma, come dice Berlusconi, avvocato della polizia, lui non sa bene secondo me cosa vuol dire, ma insomma noi purtroppo lo sappiamo. Allora, in quale modo un avvocato della polizia dovrebbe avere per effetto accorciare il processo penale?
perché se il pubblico ministero non può più dare istruzioni alla polizia giudiziaria, non può ordinare quali linee di indagini seguire, quali privilegiare, quali... perché tutto questo dovrebbe accorciare il processo penale? O perché abolire le intercettazioni dovrebbe rendere più svelto il processo penale? È evidente che non è vero, è evidente che non c'è nessun nesso tra queste quattro linee di riforma e questo scopo da lui così drammaticamente annunciato, o un incubo, il processo penale è troppo lungo. No? Allora la domanda diventa, se queste riforme non servono, come non servono, per accorciare il processo penale, a cosa servono? Beh, una cosa è certa, l'abolizione di fatto delle intercettazioni serve per impedire i processi. Sotto questo profilo forse potrebbe pure aver ragione Alfano, se non facciamo i processi certamente quelli che restano saranno più rapidi, perché non abbiamo niente da fare e allora quei pochi che abbiamo li facciamo in fretta. Ma insomma è come dire che prendiamo i malati da un ospedale e li buttiamo fuori, loro moriranno per strada, quelli che restano li curiamo proprio bene. Ecco. Allora l'abolizione delle intercettazioni serve per non fare i processi. Quali? Ecco, è escluso che al ministro Alfano e ai suoi amici interessi non fare i processi per sequestro di persona. Penso che sia evidente che alla classe politica importa pochissimo di tutelare il sequestratore di persona. Penso anche che sia escluso che la classe politica si ponga il problema evitiamo di fare i processi ai trafficanti di droga. Sì, è vero che noi abbiamo avuto un senatore, si chiamava Colombo, che mandava la sua scorta a comprare la cocaina, però insomma dubito che adesso ce ne siano tantissimi così e che addirittura si sia pensato di abolire le intercettazioni per consentire a qualche parlamentare di comprarsi la cocaina in santa pace. Lo giudico abbastanza improbabile. Penso anche che non interessi molto al ministro Alfano che non si possano fare, che so, i reati di buco d'IVA, le frodi fiscali all'IVA comunitaria, ma forse sì, perché qui ci stiamo invece avvicinando a ciò che sicuramente invece gli interessa. Credo che gli interessi molto che non si possano fare i processi per corruzione, credo che gli interessi molto che non si possano fare i processi per frode fiscale o per insider trading o per aggiottaggio. Cioè per tutti quei reati che sono il patrimonio tipico della classe dirigente italiana. E la prova di questo fatto, che quando io dico credo, in realtà dico è evidente che lo scopo è di non fare questi processi, ce l'abbiamo, come suol dirsi, nei lavori preparatori. Vedete, c'è una norma, l'articolo 12 del Codice Civile, viene chiamato l'articolo 12 delle preleggi, che dice che per capire bene come interpretare una legge, uno dei sistemi è quello di andare a vedere i lavori preparatori, che cosa hanno detto, che cosa hanno pensato i legislatori mentre costruivano la legge, perché lì abbiamo proprio il racconto, la storia di quello che volevano fare, attraverso la loro viva voce. Ecco, se andiamo a vedere i lavori preparatori della riforma in materia di intercettazioni, vi ricorderete tutti di che cosa si è cominciato a discutere all'inizio? Del limite di pena sotto il quale non si poteva intercettare, che all'inizio era 10 anni. Tutti i reati contro la pubblica amministrazione, corruzione in testa, erano puniti fino a 5 anni, guarda che combinazione. E quindi le intercettazioni non si potevano fare. E allora ci fu una piccola gara di, come dire, di buona coscienza
per cui alcuni dicevano sì, va bene, ma i reati contro la pubblica amministrazione devono essere inseriti tra quelli per cui le intercettazioni sono possibili, e altri, Berlusconi in testa, dicevano non se ne parla nemmeno. Allora l'hanno detto proprio loro. Qual era l'obiettivo della riforma sulle intercettazioni? Era quello di impedire che venissero fatte le indagini per i processi contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione, peculato, frode fiscale. Qual è l'aspetto drammatico di tutto questo? Che è poi un aspetto drammatico che scontiamo un po' per tutte le leggi che sono state emanate in questi ultimi tempi. Vedete, poi alla fine, e se la classe dirigente vuole sottrarsi al controllo di legalità, e se non ci riuscirà più di processare Berlusconi e i suoi soci per falso in bilancio e corruzione, e vabbè, pazienza, a un certo punto l'Italia affogherà sotto una classe dirigente corrotta e forse i cittadini capiranno che è ora di cambiare registro. Voglio dire, è una brutta cosa, ma non è poi così drammatica. Il problema è che per raggiungere questo risultato la nostra classe dirigente ha costruito un sistema che assicura l'impunità non soltanto a se stessa, ma a tutti i cittadini. Quando si fa una riforma come quella delle intercettazioni telefoniche, che impedisce di fatto l'indagine per tutti i reati, ragazzi, non indagheremo più per sequestri di persona, non indagheremo più per omicidi, per rapine, per estorsioni, per traffico di droga, cioè per tutti i reati che toccano tutta la collettività, le intercettazioni non sono più possibili. Questa è stata la scelta adottata dal nostro legislatore. E allora voi capite che diventa impossibile la civile convivenza. Non è solo più assicuriamo l'impunità a una banda di politicanti che, insomma, ha trovato la gallina dalle uova d'oro e vuole mungerla fino a che è possibile. È che con queste leggi noi non siamo in grado di controllare la criminalità. Vedete, restiamo nel campo delle intercettazioni telefoniche. Secondo la nuova legge si può intercettare quando ci sono gravi indizi di colpevolezza. Che vuol dire, tradotto? Vuol dire che possiamo intercettare quello che già sappiamo con molta probabilità essere il colpevole. Lo sappiamo già, è lui. Lo potremmo perfino arrestare, perché, come dice la legge, con i gravi indizi di colpevolezza una persona può essere arrestata. Ma allora che la intercettiamo a fare? Lo sappiamo già chi è. Vogliamo fare un esempio concreto? Sparisce la bambina di un facoltoso signore. Il facoltoso signore si trova un biglietto, oppure riceve una telefonata: tua figlia è stata rapita, ci faremo vivi per chiederti il riscatto, comincia a mettere da parte un sacco di soldi. E noi mica lo sappiamo chi l'ha rapita. Che cosa facevamo fino ad oggi? Andavamo a pesca. Mettevamo sotto controllo una batteria di telefoni che non finiva più. C'era la cameriera che improvvisamente, guarda caso, non era più venuta a lavorare. Sotto controllo il suo telefono. Scoprivamo che la cameriera aveva un fidanzato che aveva qualche precedente, sotto controllo il telefono del fidanzato. Un concorrente del papà aveva litigato con lui perché gli aveva soffiato un affare importante, sotto controllo il telefono del concorrente. Poi questa gente parlava, qualcuno si scopriva subito che non c'entrava niente, qualcun altro telefonava a qualcuno e faceva dei discorsi che non capivamo bene, sotto controllo anche quelli. A un certo punto trovavamo il telefono buono, mollavamo tutti gli altri e seguivamo quello.
Poi lo scoprivamo pure chi era stato l'autore del sequestro, ma noi non volevamo arrestarlo, vogliamo liberare l'ostaggio. E allora cominciavamo a mettere sotto controllo tutte le persone che parlavano con l'autore del sequestro. Magari alcune non c'entravano niente, ma noi non lo sapevamo. Alla fine riuscivamo a liberare l'ostaggio. Oggi non si può fare nulla di tutto questo. La bambina è stata sequestrata, non sappiamo da chi, non c'è il grave indizio di colpevolezza. Colpevolezza di chi? Non lo sappiamo. Possiamo mettere sotto controllo i telefoni dei parenti, dei genitori, se loro ce lo chiedono. Siccome in genere i parenti del sequestrato non denunciano il fatto e cercano di sbrigarsela da soli perché hanno paura che alla loro bambina succeda qualcosa di brutto, così gli hanno detto i rapitori, loro non denunciano il fatto, noi manco lo sappiamo e comunque non ci fanno la richiesta di mettere sotto controllo i telefoni. Fine della trasmissione. Il sequestro se lo gestirà la famiglia della vittima e i rapitori. Ma supponiamo che invece ci consentano di mettere sotto controllo il telefono. E supponiamo che attraverso il telefono loro, l'unico che possiamo mettere sotto controllo, si riceva una telefonata di un sequestratore assolutamente cretino, che non usa le cabine telefoniche, che non ha fatto qualche strano ponte tra telefoni, insomma che usa un cellulare, è un demente, ma magari lo fa. Quello è il cellulare della cameriera rumena. La cameriera rumena c'ha un fidanzato, quello famoso che ha un malloppino così di certificato penale, ma lui non ha gravi indizi di colpevolezza, non è mica un indizio di colpevolezza essere fidanzato della cameriera rumena il cui telefono è stato utilizzato per fare la richiesta di riscatto, quindi lui non lo intercettiamo. Ma supponiamo che a un certo punto, per qualche straordinario motivo, che adesso non so nemmeno immaginare, qualche grave indizio di colpevolezza a carico del fidanzato della cameriera rumena, noi lo troviamo e quindi lo mettiamo sotto controllo. E questo per 59 giorni non dice nulla. Manda avanti le trattative con la famiglia, non succede niente. Al 59esimo giorno scopriamo questa telefonata. Allora Ciccio, chi è Ciccio? Boh, non l'abbiamo mai sentito. Arriva da una cabina telefonica, è uno nuovo. Ciccio, dopodomani ci troviamo là dove sai, così ti porto l'ostaggio in cambio dei 600 milioni che mi hai promesso. Sapete che gli ostaggi vengono rivenduti tra le bande. 59esimo giorno, l'appuntamento è dopodomani, 61esimo. Le intercettazioni durano un massimo di 60 giorni. Dopo, stop. Vi rendete conto il cinismo che ci vuole per immaginare una riforma come questa che ha l'unico scopo di impedire le indagini sui reati che riguardano la classe dirigente? Guardate che è una cosa agghiacciante. Passiamo all'altra mega riforma, quella anche che non c'entra niente con la lunghezza del processo penale, la separazione delle carriere. La maggior parte della gente sente parlare di separazione delle carriere e non capisce nemmeno di che cosa si sta parlando, il che è appena evidente, perché se a me arrivasse a discutere un fisico nucleare di non so che cosa della sua materia utilizzando una di quelle frasi che gli addetti ai lavori usano all'università, io lo guarderei così e direi: che cosa stai dicendo? Allora, la separazione delle carriere significa questo: i magistrati si distinguono per il tipo di lavoro che fanno. Ci sono i giudici che fanno i processi civili, i giudici che fanno i processi penali, ci sono i giudici che stanno in corte d'appello e che quindi
come dire, rivedono le bucce ai giudici di primo grado. Poi ci sono i giudici che stanno in Cassazione, che sono quelli che rivedono le bucce ai giudici di Corte d'Appello, guardano se le sentenze sono giuste. Poi ci sono i pubblici ministeri, che sono quelli che fanno le indagini e cercano di capire se una persona è colpevole o innocente. Se è colpevole, chiedono ai giudici che fanno il processo, guarda, processalo perché secondo me questo tizio ha commesso un reato, controlla se è vero e se è vero condannalo. Tutti i giudici sono, tutti hanno fatto le stesse università, lo stesso concorso, probabilmente agli inizi uno fa il giudice e l'altro fa il pubblico ministero perché la famiglia di origine è in quella città e in quella città c'è un posto di pubblico ministero e allora io scelgo di andare lì, sto vicino a mia mamma e a mio papà. Quell'altro va a fare il giudice perché dove si è sposato, la città di sua moglie, c'è un posto di giudice e lui va lì. È molto casuale questa scelta. Poi magari a un certo punto cambiano idea, io voglio fare il pubblico ministero e allora vado a fare quest'altro lavoro. È sempre andata così. Bene, perché questa cosa è proprio perfetta? Ma guardate che è un sistema che ci invidiano tutti. Tutti, dico, nel mondo libero occidentale. Perché un pubblico ministero giudice, un pubblico ministero che ragiona come un giudice, è una garanzia per l'imputato. A voi sarà capitato di avere un qualche nemico, che ne so io, un condomino con cui avete litigato. Io ho un sacco di amministratori di condominio regolarmente denunciati da qualche condomino che ce l'ha con loro perché sono morosi, perché gli vogliono far pagare le spese, no? E arrivano delle denunce sanguinose. L'amministratore ha fatto sempre la cresta, si è tenuto un sacco di soldi sui suoi conti, ha messo i soldi che dovevano andare sui conti del condominio. Una denuncia del genere arriva e il procuratore deve indagare. Però il procuratore è un giudice, non è che perché una persona ha denunciato un'altra persona, questa seconda persona è colpevole, è tutto da vedere. Verifichiamo, facciamo le indagini, sentiamo i testimoni. Il procuratore della Repubblica, come qualsiasi giudice, non ha nessun interesse sull'esito del processo. Per lui l'imputato può essere innocente o colpevole, deve capire com'è, poi può sbagliare, ma possono sbagliare tutti evidentemente. Quando ha capito farà una richiesta al giudice, dirà te lo mando perché tu lo condanni, secondo me è colpevole, oppure dirà te lo mando perché bisogna archiviare, perché guarda non c'è proprio niente. Il pubblico ministero italiano, come qualsiasi giudice, sta a stipendio. Alla fine del mese prende una busta paga. La sua carriera e il suo stipendio è indipendente da come finisce il processo. Basta che lavori il meglio che può, che sia laborioso, che sia intelligente, che sia onesto. Poi, quante condanne ha, non importa niente a nessuno. Quante assoluzioni chiede o gli danno, anche se lui ha chiesto la condanna, non importa niente a nessuno. La sua carriera non è in funzione di quante persone ha fatto condannare. Lui deve essere solo un bravo giudice, deve capire e poi deve fare le sue richieste. Che cosa succede nei paesi in cui il pubblico ministero non è un giudice? È un avvocato dell'accusa, come dice Berlusconi, un avvocato della polizia. E succede che lì quel pubblico ministero ha un interesse preciso nel processo che sta facendo. Lui fa carriera se vince. Quel pubblico ministero lì ha un bisogno disperato di dimostrare di aver ragione, perché altrimenti
Gli altri, i suoi compagni, i suoi colleghi, quelli che invece riescono a spuntare condanne, andranno avanti più in fretta di lui, saranno promossi, avranno dei riconoscimenti che lui non ha. Per il pubblico ministero avvocato della polizia, la condanna è il suo successo personale, l'assoluzione è la sua sconfitta. Quindi lui non è tanto imparziale, non è uno che si pone il problema, ma questo per caso è innocente. Lui è proprio come un avvocato. Per l'avvocato il cliente va difeso, colpevole, forse, ma io lo devo difendere. Questo è il mio dovere, lecitissimo naturalmente, ma l'avvocato è portatore di un interesse particolare, personale. Io devo fare assolvere il mio cliente, l'avvocato. Più clienti farà assolvere, più sarà bravo, più altri clienti avrà e quindi la sua carriera andrà in crescendo. Il pubblico ministero avvocato della polizia è lo stesso. Più imputati fa condannare, più verrà riconosciuto bravo, più farà carriera. Allora, un cittadino, da quale tipo di pubblico ministero è più garantito? Da quello che si pone continuamente il problema, ma guardiamo bene, ma è colpevole? Quell'alibi che mi ha dato, sì, lo so che è un po' difficile da controllare, però andiamo a vedere, perché magari è vero. Io non lo devo smontare, lo devo controllare, che è una cosa diversa. Oppure sarà più garantito dall'avvocato della polizia, quello che semplicemente si riceve il rapporto della polizia e deve in qualche modo rivestirlo della sua sapienza giuridica, renderlo credibile, convincere il giudice che sì, la polizia ha proprio ragione. A me non pare che ci siano dubbi sul fatto che il cittadino è più garantito da un pubblico ministero giudice piuttosto che da un pubblico ministero avvocato. Ma perché il nostro governo, la nostra classe politica vuole un pubblico ministero avvocato? È molto semplice perché. Perché in questo modo controlla i processi. In questo modo può dare ordini al pubblico ministero. In questo modo il pubblico ministero è obbligato a fare ciò che il potere politico vuole che egli faccia. Se il pubblico ministero deve sostenere in giudizio le tesi della polizia, e lui solo quello farà. Se il pubblico ministero non può fare i processi che vuole lui, ma deve fare i processi che gli arrivano dalla polizia, e se deve sostenerne le tesi, lui è soltanto il braccio armato del governo. Questo è una cosa che avviene in moltissimi stati. In Francia, per esempio, il pubblico ministero dipende dal ministro della giustizia. L'azione penale in Francia non è obbligatoria. Vuol dire che non si devono fare processi per ogni reato. Si fanno solo i processi che il ministro della giustizia decide che si possono fare. Si fa una cosa ancora peggiore. Certe volte può capitare che il pubblico ministero debba fare un processo che lui non vorrebbe fare, ma gli viene ordinato di farlo, perché si deve processare una persona che per il potere è scomoda. In America, lo sappiamo tutti, perché poi a furia di vedere legal thriller americani, di processi penali americani, sappiamo tutto. Il pubblico ministero che cosa fa? Chiede l'accusa, si danna per far condannare l'imputato, perché solo se vince sarà rieletto e solo se rieletto farà carriera. In Svizzera, non andiamo tanto lontano, è proprio la stessa cosa. I pubblici ministeri vengono nominati dal ministro della giustizia e per di più vengono nominati a tempo, poi devono essere riconfermati. C'è un mio buon amico che ha, poveraccio, ha un processo contro il presidente di una grande banca accusato di riciclaggio, una robetta. Questo presidente è difeso da un avvocato
che è il segretario del partito a cui appartiene il ministro della giustizia che l'ha nominato. E i soldi riciclati sembra che siano andati a finanziare il partito del ministro della giustizia che l'ha nominato. Una cosa micidiale. E io gli chiedo, senti un po', ma come te la cavi? Lui dice, guarda, qualche discorso me l'hanno già fatto. Sai, tu devi essere confermato fra un paio d'anni. Certo, tu sei uno bravissimo, molto proiettato. Sarebbe bene che ci pensassi. Sai quei discorsi in cui non si dice nulla di chiaro, ma è tutto chiarissimo. E tu che hai fatto? Gli ho detto io. Dice, ma io gli ho detto, guarda, se alludi a quel processo, io vado avanti, naturalmente tu me lo puoi anche levare, sappi che il giorno dopo io racconto tutto ai giornali. E per il momento è tutto fermo e lui sta continuando a lavorare. Allora, da questo piccolo aneddoto, voi capite perché in quei paesi un pubblico ministero dipendente dall'esecutivo può anche funzionare e da noi no. Perché lì i mezzi di controllo per l'opinione pubblica funzionano. Qui si vuole mettere non a caso il bavaglio anche all'informazione. Quindi il cerchio si chiude. Il pubblico ministero dipende dal potere politico. Il potere politico lo obbligherà a non fare i processi che il potere politico non vuole. L'informazione non potrà dare tutte quelle informazioni che permetterebbero ai cittadini di capire che cosa sta facendo il potere politico, e noi avremo un paese che invece di essere democratico sarà un paese tirannico. Mm? Tiè. Volevo dire, questa classe dirigente, questi politici, cioè, non si sono accontentati di depenalizzare tutto, cioè adesso vogliono proprio scardinare tutto un sistema, come ci hai appena detto, perché già non bastavano, cioè non bastava loro andare in prescrizione, visto che comunque tutti i processi che si fa nei confronti della classe dirigente, cioè, difficilmente arrivano a conclusione. E come mai secondo te c'è questo accanimento contro la giustizia? A parte, tu nel libro spieghi che ci sono tre strumenti per delegittimare, sì, sono poi tre strumenti appunto per togliere il controllo di legalità sulla classe politica. Perché questo accanirsi? Ma vabbè, il perché è ovvio, no? Perché abbiamo detto all'inizio, il problema è io non devo essere assoggettato alla legge come tutti gli altri cittadini. Continuerei sulle modalità con cui questo viene fatto. Molto molto importante è l'abolizione della possibilità per il pubblico ministero di individuare autonomamente la notizia di reato. Questo che cosa vuole dire? Vuol dire che fino ad oggi il pubblico ministero leggeva sul giornale una certa cosa. Sentiva la televisione qualche cosa. Qualcuno gli raccontava oralmente una certa cosa. Lui riteneva che ci fosse un fatto costituente reato e apriva un processo. Prendeva la polizia e mandava ad indagare. Adesso non sarà più così. Per il pubblico ministero sarà possibile aprire un processo solo quando la polizia gli inoltrerà un rapporto con cui si denuncerà qualcuno.
Per capire come questo sia grave e come modifichi di fatto la Costituzione senza bisogno di modificarla e quindi senza bisogno di ricorrere al meccanismo di modifica della Costituzione previsto dalla Costituzione stessa. Voi sapete che per modificare la Costituzione ci va una maggioranza di 2/3 del Parlamento, oppure una maggioranza del 51%, ma a questo punto c'è il referendum abrogativo, che già non gli è riuscito una volta quando hanno provato l'ultima modifica della Carta Costituzionale. Allora il sistema è stato trovato con questo meccanismo, l'obbligatorietà dell'azione penale, cioè la necessità per ogni fatto costituente reato di fare un processo, è scritta nella Costituzione ed è difficile modificarla. Ma noi con una legge ordinaria, questa di cui stiamo parlando, impediamo al pubblico ministero di aprire un processo quando vuole lui. Glielo facciamo fare solo se la polizia gli presenta un rapporto. C'è il piccolo particolare che polizia e carabinieri dipendono dal ministro della giustizia e dal ministro della difesa. E quindi se il ministro della giustizia telefona al prefetto, il quale telefona al questore, il quale telefona al commissario, il quale telefona all'ispettore e gli dice questo rapporto non si fa, il rapporto non arriverà mai sul tavolo del pubblico ministero e il processo non partirà mai. Vi faccio un esempio perché altrimenti sembra che si faccia dell'allarmismo inutile. Risale a molto molto tempo fa, però potrebbe succedere anche domani. Nel 1980, pensate un po', 29 anni fa, ci furono a Torino gli ultimi grandi scioperi dei metalmeccanici. Gli operai Fiat scesero in sciopero, bloccarono l'azienda, picchetti dappertutto, le strade bloccate, e andarono avanti così per 2 settimane. Addirittura fu uno sciopero talmente massiccio che ci fu un fenomeno che forse i più anziani di voi si ricordano, venne chiamato la marcia dei 40.000, perché 40.000 quadri, in genere impiegati amministrativi, marciarono per le strade di Torino protestando perché loro volevano andare a lavorare e non li facevano entrare. In questo contesto Enrico Berlinguer, che allora era il segretario del Partito Comunista Italiano, venne a Torino, fece dei comizi accesissimi, invitando gli operai ad occupare la fabbrica. Una cosa, veramente un contesto senza esagerazioni che poteva ricordare gli scioperi agrari del 48, che in questa zona furono, le raccontate Giovannino Guareschi. Bene, naturalmente cosa succedeva ai picchetti? Botte da orbi. Ogni giorno gente accoltellata, gambe rotte, braccia rotte, occhi neri, per strade blocchi stradali, le persone si picchiavano. Era una città in preda all'illegalità. Noi in procura non sapevamo ufficialmente niente. Non ci arrivava un rapporto che era uno. Sembrava che polizia, carabinieri, vigili urbani, guardia di finanza fossero spariti. Noi ricevevamo dagli ospedali cittadini referti, perché il medico quando cura qualcuno deve fare un referto. Tizio presenta ferita da arma da taglio alla scapola, Caio ha le gambe rotte, Sempronio c'ha un occhio nero. Pieni zeppi, ne ha mai avute così tante. Nessuno che ci diceva, nessuno delle forze dell'ordine, che ci diceva dove e come tutte queste cose che ci arrivavano dagli ospedali erano successe. Io allora avevo un capo che si chiamava Bruno Caccia, che poi è stato ammazzato dalla mafia. E allora un bel giorno lui venne da me e mi disse: tu la devi piantare di perdere il tuo tempo a giocare a tennis. Io giocavo con lui.
la delinquenza impazza, vai in giro e vedi che cosa succede. Era un giocherellone. E così mi dette l'incarico di andare ad indagare. Io, sostituto procuratore, la polizia non veniva, non ci diceva niente. E così ho preso la macchina e cominciai a fare il giro dei picchetti. Mi fermavo. Lì c'erano i carabinieri che però di pattuglia stavano lì, di piantone per meglio dire. Però non vedevano niente di quello che succedeva. E gli ordinavo, andiamo, identificate quello, fatemi passare di là, fermate quest'altro. Questi non vi dico, poveretti, erano bianchi in volto, però lo dovevano fare. E così io identificai le persone, le interrogavo, poi entravo negli stabilimenti, parlavo con i sorveglianti, obbligavo i sorveglianti a rispondermi perché naturalmente non avevano nessuna intenzione di rendere testimonianza, ma allora i falsi testimoni potevano essere arrestati e quindi poi testimoniavano e come, insomma, misi su un bel mucchietto di processi. Mi ricordo ancora che andai a un certo punto in una caserma dei carabinieri per chiedere una macchina che mi portasse a uno stabilimento dove dovevo entrare e beccai il capitano proprio mentre stava al telefono con il suo colonnello. E veramente, come un disgraziato, io non me ne andai, rimasi lì, e questo bianco in faccia che faceva: sì, signor colonnello, ho capito, signor colonnello, olio tra le parti, signor colonnello, non è il momento dei rapporti, signor colonnello. E intanto faceva... Perché tutto questo? Era evidente com'era andata, no? Le istruzioni passate per la catena gerarchica erano niente rapporti. Governo di centrosinistra, appoggio esterno del Partito Comunista. Il Partito Comunista sosteneva gli scioperi, le istruzioni erano: non fate nulla che possa danneggiare lo sciopero. Governo di sinistra, quindi voglio dire, non è che qui stiamo sparando sempre addosso a Berlusconi e soci, è il potere politico che gestisce, ha questa tendenza insopprimibile, gestire la giustizia in maniera che il suo potere non venga pregiudicato. È tutto qui, è un problema di rapporti di forza. Questo vuol dire togliere al pubblico ministero la possibilità di fare autonomamente i processi? Io allora li feci nell'80, poi subito dopo fecero un'amnistia per tutti i reati commessi in occasione di manifestazioni sindacali. Ma vedi, quello è un atto di cui ci si assume la responsabilità politica, va bene, in maniera trasparente di fronte alla cittadinanza. Il potere politico assume delle iniziative, quindi ne dovrà rispondere. Quelli che non approvano, magari la prossima volta non lo votano. Invece con questo sistema non fate i rapporti, non fate lavorare quel pubblico ministero, non lo facciamo proprio questo processo. Il risultato qual è? È che nessuno sa niente. Voi continuate a pensare... Noi continuiamo a pensare che si tratta di brave e oneste persone e invece sono dei delinquenti. Ma non lo sapremo mai, perché i processi non ce li fanno fare. È a questo che mira tutta la riforma che stanno cercando di far passare. A impedire che il processo penale possa pregiudicare l'esercizio del potere. È tutto qui. Poi c'è un passo ulteriore a impedire che il processo penale possa pregiudicare l'esercizio illecito del potere, perché poi il potere può essere comunque gestito nell'interesse dei cittadini, sia pure in maniera spregiudicata, ma può essere anche gestito nell'interesse proprio. Le scalate bancarie, ve le ricordate? 3-4 anni fa, quelle intercettazioni
in cui il ministro degli esteri della Repubblica, ministro degli esteri, diceva al banchieretto lì, consorte, facci sognare. Ma come facci sognare? Ma che vuoi sognare? Perché stai comprando una banca? E a te, ministro degli esteri, che ti frega se quello compra una banca? E questo è l'esercizio illecito del potere, che di nuovo noi non dobbiamo conoscere. Poi D'Alema disse che si voleva processare una classe politica, e, però appunto da qui anche un insegnamento, comunque un cattivo esempio che si dà anche ai cittadini, perché chi governa e i politici dovrebbero comunque essere un punto, cioè sono un punto di riferimento per i cittadini, quindi sono passati tanti messaggi sbagliati, come ad esempio sull'evasione fiscale, c'è Berlusconi che appunto giustificò il caso Liberian come una modalità per pagare meno tasse, cosa che all'estero era consentito, perché poi c'è sempre questa litania di dire all'estero funziona così, non è mai vero. Quando uno ascolta una frase del genere, come appunto sul sistema giudiziario, sappiamo che in realtà è il nostro, è il migliore sulla carta, poi non abbiamo bisogno di copiare dagli altri, anche se adesso in una qualche maniera si cerca di copiare, però le cose che potrebbero essere peggiori. Quindi a questo punto possiamo anche dare la parola al pubblico se ci sono delle domande. Lo porto lì. Allora, sono due domande e mezza. Una è, hai già fatto cenno al caso di 2 o 3 anni fa, dove la compagine politica era diversa da quella attuale. Nel libro lo accenni. È bipartisan questo atteggiamento della politica, tant'è che tu fai l'esempio della riforma della Costituzione che risale al governo precedente nel 2001, quando finalmente arrivarono a un mutamento della Costituzione per mettere la parola definitiva, la pietra tombale, su qualunque processo e sulle dichiarazioni rese precedentemente. E quindi, se vuoi dire qualche cosa su questo. E l'altro è un po' di colpe della magistratura, facciamo un po' di autocritica. Io sono in servizio, infatti. Quindi un po' di colpe della magistratura. Quello che regolarmente viene imputato e si sente come una cantilena quotidiana, i magistrati sono fannulloni, non fanno nulla, e le lungaggini dei processi sono tutta colpa di questi fannulloni mangia stipendio. Anzi, mettiamogli pure i tornelli, così vediamo quanto lavorano effettivamente. Sulle lungaggini del processo, fino a che punto è colpa dei magistrati? E in parte probabilmente lo può anche essere. Politica e magistratura. Lo scontro tra procure Salerno-Catanzaro, con intervento a gamba tesa del Presidente della Repubblica che vuole vedere degli atti dell'indagine di Salerno ancora sotto segreto istruttorio. Un procuratore generale che pone sotto segreto, ci mancava solo che ponesse sotto sequestro la macchina dei carabinieri che veniva per arrestarlo. Se vuoi dire qualcosa su questo, se c'è tempo. Facciamo così, parliamo prima delle lungaggini del processo e delle responsabilità dei magistrati e poi parliamo di Salerno-Catanzaro. Allora, le lungaggini del processo sono tutte dovute ad un sistema dissennato. Vi faccio un esempio. Io credo che noi siamo l'unico paese in cui, quando c'è, io parlo di un processo penale, perché io ho sempre solo fatto penale in vita mia, di civile non so assolutamente nulla. Allora, che cosa succede quando una persona è
imputata in un processo, anzi adesso si dice indagata, cioè insomma, qualcuno l'ha denunciata, oppure viene arrestato in flagranza di reato. Beh, c'è un momento immediato, se viene arrestato, arriva sempre se è stato denunciato da qualcuno, in cui il pubblico ministero gli dice: guarda che tu sei indagato, stiamo indagando su di te per questo reato, hai tanti diritti, ma in particolare ce n'hai uno, puoi essere assistito da un avvocato di fiducia. Ce l'hai un avvocato di fiducia? Sì, è Pinco Pallino. Benissimo, prendo nota, tu sei difeso dall'avvocato Pinco Pallino. Oppure ti dice: no, non ce l'ho. Allora guarda, la legge dice che ne devi avere uno di ufficio. Te lo nomino in questo momento, è l'avvocato Pinco Pallino, il quale abita in via tale al numero tale. Quindi c'è un momento, sempre, proprio non può succedere che non ci sia, in cui l'imputato sa di essere imputato, sa quindi che gli devono fare un processo e sa che lui ha un avvocato che abita nel posto tale, al numero tale e che c'ha anche questo numero di telefono. In tutti i paesi civili, da questo momento in avanti, è lui, l'imputato, che si deve preoccupare di quello che gli sta succedendo. Quando voi dovete pagare le tasse ogni anno, che fate? Andate dal commercialista e gli dite: ehi, qui sta arrivando giugno, bisogna presentare la dichiarazione, ti devo portare tutti i documenti. Eh sì, portameli, se no scade. Non è che l'ufficio delle imposte vi manda un bigliettino a casa in cui vi dice: caro signore, ricordati, guarda che sta scadendo il termine per la dichiarazione, poi quando è scaduto di guarda, ricordati. Sono fatti vostri, è vostra precisa responsabilità gestire la vostra esistenza. Lo sai che sei imputato, hai un avvocato, vai dall'avvocato e chiedi: avvocato, quel processo mi hanno chiamato, dove devo andare, che cosa succede? Se si facesse così, e si fa così dappertutto, noi che cosa faremmo? Avviseremmo l'avvocato. Il giudice deve fare un interrogatorio, manda un avviso all'avvocato, l'avvocato c'ha il suo studio, il suo fax, la sua email, e gli dice: guardi avvocato, che dopodomani io devo sentire il suo cliente, lo avvisi. L'avvocato lo avvisa. E così per ogni adempimento del processo. Ci saranno altre udienze, altri interrogatori, sequestri, depositi, tutto quello che caratterizza un processo. Basta avvisare l'avvocato. Invece noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avvisare ogni volta non solo l'avvocato, ma anche l'imputato. Ora, qual è la differenza? Che l'avvocato c'ha uno studio, è iscritto al Consiglio dell'Ordine, noi sappiamo dov'è, basta telefonargli. Ma l'imputato abita magari nella roulotte del campo nomadi, sito in via Tal dei Tali, e vagliela a fare una notifica lì. Arriviamo, lo cerchiamo, non c'è. Dove è andato? Boh, lo dobbiamo cercare. Oppure gli dobbiamo mandare, perché se abita fuori distretto, no, fuori circondario, non si deve usare l'ufficiale giudiziario ma la posta, gli dobbiamo mandare una raccomandata. Naturalmente il postino va lì e non lo trova. Allora lì dove non lo trova gli lascia un avviso, che è già un'idiozia considerato che se lì non lo trova perché dovrebbe trovare l'avviso. Comunque gli lascia un avviso in cui gli dice che volendo può andarsi a prendere la raccomandata presso l'ufficio postale. Questo l'ufficio postale non ci va perché l'avviso non lo riceve. Noi non riceviamo per tempo l'avviso di compiuta giacenza e a quel punto il processo non si può fare. E noi rinviamo ad un'altra volta, in attesa di fare delle ricerche per capire questo dove si è trasferito. E questo ogni volta, per ogni singolo atto del processo.
Allora, voi capite che quando un sistema è costruito in un modo così, così assurdo, in cui il cittadino sa che c'è un processo, ma lui può far finta di dimenticarsene, tanto lo dobbiamo cercare noi. Noi ovviamente non lo troviamo quasi mai, dobbiamo continuare a cercarlo e a fare atti, poi non c'è da meravigliarsi che il processo duri molto, molto, molto tempo. E questo è solo uno degli aspetti più dissennati. Altro processo dissennato, ne parlavamo prima con lui, perché effettivamente fa ridere. Il pubblico ministero fa un'indagine, interroga tutti i testimoni, acquisisce tutti i documenti, fa tutte le consulenze, poi manda a un giudice speciale che si chiama GIP, giudice per le indagini preliminari, e gli dice: guarda qui, qui tutto questo materiale, secondo me questo tizio è colpevole, tu che ne dici? Glielo facciamo un processo. Allora il GIP guarda tutta questa cosa e dice: beh sì, in effetti c'è proprio da fargli un processo. Prende tutto questo materiale e lo butta via, perché bisogna ricominciare tutto da capo. Secondo me è una cosa folle. Ma come dobbiamo ricominciare da capo? L'abbiamo già interrogati tutti. Ci hanno già detto tutto, l'abbiamo scritto, abbiamo già sequestrato tutti gli atti, abbiamo fatto le consulenze. Diamola al GIP, al giudice, questa roba. Poi lui, se ha qualche dubbio, interrogerà di nuovo. Ma se non ha dubbi, gli basterà quello che abbiamo fatto o no? No, si butta via tutto. Fra l'altro spendendo una quantità di soldi per ricominciare tutto da capo. E fra l'altro ancora, figuratevi quanto può essere attendibile uno che viene interrogato su un fatto avvenuto 4 anni prima. In genere che cosa succede? Che quello non si ricorda niente. Dice: senta, abbia pazienza, io non mi ricordo, però 3 anni fa il pubblico ministero mi ha interrogato, se permette io ho la copia, la leggo e poi le dico che è proprio vero. È così, faccia così. Ma vi pare sensato? Allora, non c'è dubbio che è proprio il sistema che è, tanto per cambiare, costruito per non funzionare. Però un pochetto di colpa i magistrati ce l'hanno.